Allora, quando ho detto Raimonda, ma di che cosa vuoi che io parli? Mi ha detto soprattutto non fare un trattato di cultura siciliana, anche perché credo che Buttafuoco parlerà molto meglio di me di questa Sicilia che evidentemente è il leitmotiv di tutto. E quindi così ne parlerò da un punto di vista un po' personale. A un certo punto si descrive Trabia e si dice la terrazza si allungava verso il mare come un braccio teso ad afferrarlo. Ecco, devo dire, quando io sono stata a Trabia la prima volta 25 anni fa, come sempre quando si arriva in una casa così importante, ma non intendo importante solo per quello che è quella costruzione, ma per quello che rappresentava per chi la viveva in quel momento, ci si chiede com'era chi l'ha voluta. E leggendo questo libro io ho rivisto tutto di Trabia, ho visto questa specie di tentativo di correre sul mare che poteva essere quel castello, che poi quando io l'ho visto era spinto dietro, come spesso succede in Sicilia, da una cornice di case bruttissime che come lo costringevano ad andare verso il mare. Quindi c'era anche un senso di disperazione in questo antico maniero che resisteva alla bruttezza guardando verso il mare, volendo fuggire camminando su di esso. E mentre ero lì io ho immaginato esattamente com'era la personalità di Raimondo. Quindi penso che nessuna casa rappresentasse in un modo così preciso e anche così appassionato quel carattere, quella vitalità, quel bisogno di sfidare continuamente la propria esistenza, al limite tra il divertimento, la prova di se stessi e l'incoscienza. Il secondo punto che volevo toccare riguarda il coraggio di aver scritto questo libro. Io ho perso mio padre che avevo 12 anni, quindi ho avuto la fortuna di conoscerlo. Era anche lui un uomo molto bello, molto amato, quello che oggi direbbero i giovani mitico. L'ho conosciuto poco evidentemente. A un certo punto della vita ho avuto il desiderio di conoscerlo meglio attraverso dei racconti, attraverso un po' come è successo a Raimonda, delle lettere trovate per caso. E non sono percorsi facili, perché si aprono delle stanze di se stessi che forse si è voluto tenere chiuso per molti anni. Quindi questo libro, secondo me, che è un libro che merita di per sé, ma questo è stato molto ben detto prima di me da Marina Cicogna, è un libro affascinante che svela un mondo che oggi non esiste più, che leggere è divertente, non è divertente ma è attraente, non è divertente perché purtroppo si descrive una storia tragica, però proprio perché la lettura che Raimonda mi ha chiesto è una lettura più personale, ci vuole coraggio a scriverlo, perché si aprono delle parti segrete di se stessi che forse per molti anni Raimondo ha voluto tenere chiuse e che in un certo senso ha voluto a un certo punto aprire per conoscere questo padre che il destino le aveva molto crudelmente impedito di conoscerlo, anche attraverso delle consuetudini che lei molto ben descrive, che fanno sì della vita e del rapporto tra un padre e una bambina. Un altro punto che vorrei toccare e che mi sembra anche una ragione in più per comprare, per leggere questo libro, è così la capacità di fare dei ritratti straordinari, il ritratto della nonna, della bisnonna, della madre, il ritratto di questo mondo appunto siciliano, ma qui non voglio affatto sconfinare in un trattato di cultura sul carattere siciliano, però così straordinario, così unico, che mescolava passione ed eccentricità, riservo e chiusura, in modo mirabile. Qualche volta si rivede sempre questa famosa scala di Serpotta che sale, scende e ti trascina in modo magico in questa psicologia che apparentemente sembra così diversa da quella a cui siamo abituati. Quindi è un libro che va letto, è un libro che va capito ed è un libro che va anche apprezzato appunto per il coraggio che ha avuto qualcuno di volerlo scrivere. Grazie. Prima di passare la parola a Buttafuoco volevo dire una cosa. Quello che mi fa impressione oggi è che io tra due giorni compio 80 anni, quindi sono l'unica persona vivente qui, o forse l'unica persona presente, che ha avuto l'enorme fortuna che nessuno dei presenti ha avuto, compresa sua figlia, di conoscere questo uomo unico, assolutamente unico, perché nel libro questo veramente Raimonda l'ha tirato fuori.